Grazie, grazie a tutti, grazie al Presidente Relatore, grazie, ringraziamento sentito al Presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, per essere qui, sapendo che dalle sue parti c'è tanto lavoro su molti fronti e noi che gli siamo vicini particolarmente, lo seguiamo, sappiamo quanto sia complicato rimettere in moto lavori incessanti in una regione che era stata ferita dalla vicenda dello scioglimento del Consiglio regionale. Così come ringrazio Fausto Orsomarzi, che qui porta anche la voce del Presidente della Regione Scopelita, al quale invio un sentito ringraziamento. Così come voglio ringraziare gli oltre 40 sindaci che sono presenti, che se sono qui, io credo che saranno qui nella consapevolezza che più tardi, alla fine di questa bella discussione, saranno chiamati a fare le loro valutazioni, nella loro autonomia, come hanno sempre fatto peraltro. Perché grazie a Dio la comunità del parco, ogni qualvolta si è espressa, i sindaci lo hanno fatto nella piena consapevolezza di quello che decidevano. Anche di fronte a scelte importanti, di fronte a scelte che hanno travagliato la vita di questo ente, perché poi, lasciatemelo ripetere per l'ennesima volta, chiedo scusa a chi lo ha sentito già da me, credo decine e decine di volte, ma insomma io spero che nel futuro questo parco possa avere pure qualcuno più all'altezza di me. Ti ho ascoltato per 3 ore, ma tra l'altro io spero che, come dire, tu che sei un artefice di questa vicenda possa eventualmente anche andare avanti per poter assumere posizioni, diciamo. Quindi dicevo, questa è una situazione abbastanza complicata che tutti conoscevano, che tutti conosciamo. Ecco perché stasera qui ho detto prima, davanti a una discussione, sono venute fuori posizioni che mi sono sembrate quelle che sono intervenuti, molto anche alcune coerenti con la loro storia, con le loro posizioni, altre, lasciatemelo dire, che si iscrivono al festival, come ha detto bene il Presidente Pittella, dell'ipocrisia e delle circostanze. Poi c'è anche chi ha scelto la strada di fare qui Ponzio Pilato, perché è una scelta che appartiene anche in politica, si fanno anche scelte pilatesche, e quindi è giusto che qualcuno abbia scelto anche questa strada, perché peraltro, come dire, evidentemente ritenevano che di fronte a questa assunzione piena di responsabilità, o a favore dell'accordo o contro l'accordo, che stasera la comunità del parco su questo deve esprimersi, se il parco del Pollino deve proseguire su quella strada o se il parco del Pollino deve bloccare immediatamente quel percorso, che allo Stato non ha inciso, e questo voglio dirlo ad alta voce, soprattutto a chi è su questa posizione, su una linea contraria, non ha mai intaccato e ad oggi non ha mai intaccato quello che è il procedimento amministrativo. Se il Consiglio di Stato l'8 aprile, non so quando lo farà, decide perché lì c'è un ricorso molto chiaro, c'è una posizione amministrativa molto netta del Parco Nazionale del Pollino, mai modificata, assunta in forza di un deliberato della comunità del parco. Per questo noi siamo qui stasera a riproporre la tematica. Siamo qui a riproporvela per questa ragione, perché c'è stato un organo dello Stato. Quando, non so chi l'ha detto prima, non so se forse il sindaco Gagliardo, non so se il sale, ha detto non possono essere gli organi della giurisdizione, Marcello, ha detto che ci dovrebbe essere la politica, dovrebbe essere. Il parco aveva deciso il 2002, quando di fronte ad una stagione in cui erano tutti favorevoli, tutti, compreso qualcuno che oggi è contro. Le posizioni si possono sempre cambiare, io le rispetto, però la storia l'ha scritta e l'ha detta per quella che è. Il 2002 al direttore del parco, al mio direttore del parco, che guarda caso anche all'epoca era direttore, all'ingegnere Formica, il prefetto di Cosenza gli puntò la pistola alla tempia, perché Formica si batteva, voglio difenderlo stasera, perché si batteva Formica per dire ma insomma in un parco questa vicenda
un po' di complicazioni la crea, però la storia delle biomasse, energia rinnovabile, la storia dell'occupazione, la storia che un sito di grande tradizione potesse andare via da quel territorio, aveva creato un fermento, come dire, di quel tipo, ha fatto sì che il parco assumesse una via, una decisione. E poi il 2009, perché è tornata in campo la comunità del parco? Perché il 2009, e questo noi gradiremo che ci venisse riconosciuto, e se qualcuno non lo fa, noi non è che ci preoccupiamo, però lo diciamo e lo vediamo ad alta voce. Il 2009, quando su questa vicenda, evidentemente sul territorio è maturata una consapevolezza diversa, molto più accentuata e più declinata, diceva prima Marcello, sul terreno della sostenibilità, della sicurezza ambientale e soprattutto anche della sicurezza dei cittadini. Poi ci torno a questo, che mi ha colpito molto l'intervento del sindaco di Viggianelli, poi ci voglio dire. Il parco non ha esitato a mettersi in discussione, non ha esitato. E quando l'Avvocatura dello Stato ci ha detto guardate che avete fatto un tragitto che dal punto di vista formale non ha tenuto conto delle comunità locali, delle comunità locali. Noi il giorno dopo, prima gli organi del parco e poi il direttore del parco hanno revocato in autotutela, da lì è nata la vicenda e da lì entra in campo la comunità del parco, Giovanni, ti prego, e da lì entra in campo la comunità del parco. Questa è la ragione di fondo per la quale noi stasera siamo. Ecco perché dicevo, sono rimasto molto colpito dalle cose che ha detto, devo dire con grande garbo e con grande sofferenza, il sindaco di Viggianello. Peraltro, lasciatemelo dire, anche queste vicende, purtroppo, quando sono affrontate solo, come ha detto qualcuno, nello schema favorevole o contrario, oppure quello è il nemico da abbattere o da demonizzare, guardate, non andiamo da nessuna parte, perché noi sulle nostre spalle abbiamo una sofferenza interiore che voi non neanche immaginate, neanche immaginate. Ma sappiate che prima o poi fuori la storia farà, come dire, anche giustizia su tutto quello che sta accadendo su questo territorio, prima o poi. E da questo punto di vista, dicevo, l'intervento che ha fatto Vincenzo a me mi ha colpito molto, perché stasera l'intervento di Corrado, credo che, spero che molti di voi lo abbiano sentito da scuola, tutto nella prima parte, era tutto declinato sul terreno della sicurezza che riguardava la salute dei cittadini. Io solo una cosa voglio dire, io sono d'accordo su tutta quell'impostazione che ha detto. Io sono il primo che stasera dico che se ci sono problemi di quel tipo la centrale non si aprirà più. Però come mai questi temi non sono stati sollevati a chi ha più responsabilità del parco su questo? Ma rispetto alla salute dei cittadini, che c'entra il parco? Perché questa comunità o perché in tutte le riunioni che ci sono state mai sono stati chiamati in causa organi? Organi che dal 2002 quasi in maniera incessante hanno sempre detto no in tutte le, hanno sempre detto sì in tutte le conferenze dei servizi, e mi riferisco agli ordini sanitari, quelli che sono preposti alla tutela della salute, così come rispetto a tutte le altre tematiche, se ancora lì è presente amianto, ho sentito dire, o se c'è tutto il problema che riguarda alcune cose, ma scusate, ma le ARPA di Calabria in particolare, perché è quella che ha, che le ASP l'ho detto per la questione della salute, perché scusatemi, continuano incessantemente, anche quelli sono criminali o sono tutti. Ma allora io una cosa però dico a Corrado, dato che, e lo posso dire ad altra, dato che adesso l'impianto è chiuso per grazie di Dio, e qualcuno tempo fa mi ha detto ma perché non facciamo una discussione, qualcuno del comitato contrario, perché non facciamo una discussione, come dire, all'impianto chiuso, l'impianto è chiuso, ci ha pensato il TAR a farlo, scusate, facciamola una discussione qui stasera davanti a tutti i sindaci, ma davanti anche a noi, perché Marcello Pittella ha detto una cosa, guardate, che è una cosa che appartiene a tutti, i figli li abbiamo anche noi su questo territorio, i figli li abbiamo anche noi su questo territorio, o qualcuno pensa di intestarsi persino questa battaglia, o di scaricare eventualmente questa tematica sulle spalle di altri. Allora io propongo a Peraltone che convoca una comunità del parco alla presenza del direttore generale delle ASL di Cosenza e di Potenza, delle ARPA di Calabria e di Basilicata, e Corrado sollevi insieme a chi gli ha scritto quelle cose, chi, perché giustamente ha detto è una materia che non riguarda me, evidentemente gliel'hanno sicuramente indicato, facciamo una bella discussione, se alla fine di quella discussione non siamo convinti, nessuno ci convince della bontà che quell'impianto non genera o produca danni alla salute dei cittadini, io sono il primo che dico a tutti quanti, per me questo impianto può rimanere chiuso, vita naturale durante.
però dobbiamo avere il coraggio di farlo e non di pensare che il parco sia diventato, come è accaduto purtroppo, l'unico terminale o l'unico punto di scarico. E lo sapete perché, Marcello, dico questo? E voi gli indicate un paradigma di questa vicenda, che è la dimostrazione, che è la dimostrazione che delle questioni di merito, scusatemi se lo dico, sul piano ambientale, sul piano della sicurezza sanitaria, sul piano delle compensazioni economiche, sul tema dell'occupazione, a pochi interessa fare una discussione di merito. Molti si sono volutamente sottratti a farla e assumono posizione di principio, ma non in tutti i sensi, in tutti i sensi. Ma sapete perché? Voglio indicare un paradigma di questa vicenda, lo dico soprattutto non tanto ai sindaci della valle della cosiddetta Valle del Nero, lo dico soprattutto a tanti sindaci che su questa vicenda sono anche più, come dire, distanti. Voglio indicare un paradigma di quello che è accaduto un mese fa e vi dà la cifra e la dimostrazione di come su questo tema c'è un pregiudizio e basta. E ripeto, su entrambi i fronti, su entrambi i fronti, anche rispetto alle nostre. Io il 17 febbraio stavo scendendo a Castrovilla di Marcello. Voglio raccontarla questa storia perché vi dà l'idea di come si ragiona. E se noi continuiamo su questa strada non andremo da nessuna parte, continueremo solo a far del male a questo territorio. O qualcuno può dire o può scrivere come qualcuno pensa che noi siamo fuori dal territorio, ma stiamo scherzando. Il 17 febbraio abbiamo convocato, se vi ricordate, la comunità del parco per la questione delle nomine e del bilancio. Io scendo da casa mia, Marcello, mi arriva in macchina una telefonata delle organizzazioni sindacali nazionali e poi dei dirigenti dell'ENEL e poi non so di chi altri. Posso dirlo apertamente perché, come ha detto Marcella, grazie a Dio abbiamo la libertà di poter parlare con questa libertà per la nostra adiamantinità di posizione e anche di onestà. E rimproveravano al parco, Marcello. Rimproveravano al parco. Voi sapete che il Consiglio di Stato era stato convocato nella prossimità di quei giorni per decidere, poi è stato rinvio all'8 di aprile. E contestavano: caro Pappatella, tu sei inaffidabile, perché dopo che è stato sottosiglato, perché poi voglio chiarire anche questo, che io non ho sottoscritto nulla, io ho siglato un verbale a Roma in cui ha allegato quell'accordo, che è altra cosa. Su questo, come dire, chiariamo, sia io che il rappresentante della regione Basilicata, che rappresenti in nome e per conto del presidente Pittella, chiariamo le cose, perché anche le parole vanno pesate su tutto. Vi raccontavo Pappatella sei inaffidabile, l'hanno detto, perché pur avendo il 14 di gennaio sottoscritto, ratificato quell'intesa, l'avvocatura dello Stato di Roma si sta costituendo nel procedimento. Scusate, io non ne sapevo nulla, sono caduto a Roma perché ero stato fuori 3 giorni, ho preso il telefono, ho chiamato il mio direttore, mi dispiace averlo riempito di vera nebbia telefonicamente, di contumelia, quando è legato, ma cosa avete fatto a mia insaputa? Il direttore cade dalle nuvole. Guarda, io il presidente, ma potete pensare che si poteva fare una cosa di questo tipo? Chiediamo al nostro ufficio legale, non aveva ricevuto nulla. Dopodiché arriviamo a Castrovilla, noi proviamo a capire cosa fosse accaduto perché non lo sapevamo. A quel punto piomba nella comunità del parco il sindaco di Rotonda e di Vigiadello, che sono, voi sapete la posizione, c'è bisogno che ve la dica qual è. Noi ce ne andiamo, non vogliamo manco discutere il merito del bilancio, perché a Roma l'avvocatura dello Stato si è costituita rispetto al procedimento della cosa. Ecco, questo è il paradigma di questa vicenda. Anche le vostre contraddizioni, per una volta, caro Pandolfi, prova a scaricarle su qualcun altro, perché se no non si fa più da nessuna parte. Ma perché lì c'era stato. Perché... No, mi devi interrompere, ti prego. Devi solo stasera che abbiamo ascoltato. No, non è che tu puoi cosa confiare, fa piacere a te. Perché io sto raccontando una storia vera. Per dire c'eravamo tutti e c'eravamo tu, questa è la dimostrazione che anche quell'atteggiamento, presidente Pittella, in autonomia dell'avvocato, che giustamente non poteva chiamarsi fuori, non poteva chiamarsi fuori dalla decisione.
Se lo chiedo scusa, Pantò, io ho voluto citare questo episodio per dire, no, dicevi, per dire che queste sono le questioni e queste sono le vere contraddizioni che ci sono rispetto al fatto che non si può affrontare o discutere, come dire, nel merito la questione. Allora, anche qui lasciatemi dire un'altra cosa. Ho sentito dire stasera, ma che significa dire, come qualcuno è venuto anche a fare stasera, riproporci, se posso dirlo, anche come una 15 anni, ma questa centrale nel perimetro del parco non doveva starci o incompatibile. Ma scusatemi, cosa scopriamo? L'acqua calda. Ma insomma, se fosse stata fatta una perimetrazione vera di questo territorio, ma insomma, come dire, o forse lei, io credo, non ha avuto la furbizia che hanno avuto altri qui vicino. Qui vicino ci sono dei cammini che sono in funzione, qui se vi affacciate sotto le pendici del Pornese, però lì c'è stata la capacità di qualcuno che, per evitare di finire nelle griglie autorizzative, non di risolvere il problema, ha fatto sì che quel perimetro venisse tolto dal parco. Mi riferisco agli tracciamenti, così siamo chiari, in maniera molto chiara. Chi stasera ci diciamo, ma anche qui, guardate. Ma voi potete pensare che il problema del Mercure, dopo le cose che ha detto Corrado rispetto alla sicurezza, possa essere un fatto di un confine amministrativo del parco? O comunque su quel territorio, se c'è un problema, c'è a prescindere se siete dentro o fuori dal parco? Ma non è così! Ma scusate, ma domani mattina, lo dico al sindaco Lopolito, che ci ha chiamato qualche tempo fa a discutere di un eventuale percorso di riconversione degli italcementi. Il parco è stato chiamato, eppure fuori dal perimetro, caro Marcello, perché il caminetto è lì, non è altrove, e quella è la grande catena del Pornino. E noi elegantemente avremmo pure potuto dire: non c'entriamo nulla, perché dal punto di vista amministrativo che c'entra il parco? E poi qualcuno ci avrebbe accusato del contrario. Ecco, ci vuole coerenza, responsabilità e serietà. Il decreto del responsabilità e serietà, ti chiedo scusa, questo è l'accordo, non devi insistere su questo, perché mi ci fai salire, non devi insistere, ti prego di non insistere, ecco perché non è tollerabile pensare che qualcuno venga qui a riproporre, oppure ho sentito dire stasera sempre da qualcuno, ma ci va qui la verità che ancora non abbiamo un'idea dello sviluppo. Ma scusate, ma che classe dirigente è? Insomma, 3 anni i sindaci a uno, e li ringrazio tutti perché molti ancora sono quelli di 3 anni fa. Abbiamo costruito il piano del parco dopo 19 anni, in cui ogni sindaco è venuto a confrontarsi con la struttura del parco e ha detto qual è l'idea di sviluppo del suo paese in un campo più vasto che il territorio del parco. E il piano del parco è quella la nostra linea maestra. E quella è la nostra stella cometa. E noi da 2 anni stiamo chiedendo, e lo ribadisco pure stasera, ai 2 presidenti di regione di darci una mano e portarlo, Fausto, quanto prima in porto il piano del parco. Perché anche queste contraddizioni stanno dentro queste vicende. Altro che non c'è. Ma quale linea dobbiamo scrivere ancora? Oppure le cose che sono state fatte, adesso è tutta una schifezza. O adesso anche le questioni sul turismo che sono state fatte non 20 anni fa, Marcello. Le abbiamo fatte l'anno scorso. 2 anni fa, proprio in quella cintura, proprio in quella zona maggiore, abbiamo investito le maggiori risorse per cercare di dare una mano, come dire, anche dopo la drammatica vicenda del terremoto. Ma scusa, non stanno dentro queste politiche. Ecco perché attenzione a buttare, come si fa con molta facilità, l'acqua sporca con il bambino. Perché poi, come dire, si raccolgono solo lutti e ferite. E fatemelo dire, dalla mia attuale responsabilità, che non è uguale alla vostra su questa vicenda, perché è troppo facile venire o mettere in campo invettive, giudizi ingenerosi. Poi le critiche ci stanno, ci mancherebbe altro che non ci stanno le critiche. Io sono convinto che anzi le critiche sono salutari, però una cosa che noi chiediamo: dovete avere il rispetto per la storia personale di ciascuno di noi. A me questa vicenda del parco cade, come dire, posso dire anche al termine, se posso dirlo, comunque in una fase molto avanzata della mia vicenda politica. Io ho fatto ben altro, anche responsabilità più importanti, e ce ne siamo sempre usciti a testa alta, imperterriti. Io vivevo in un paese di 3.000 abitanti e sono rimasto lì, facevo una vita molto umile e continuo a farla, e ho accettato questa sfida, perché so che è una sfida. Avevamo raccolto un barco che la gente ormai non
ma la parola parco non veniva neanche più pronunciata. E oggi, come se abbiamo un rispetto nazionale nelle regioni, è perché forse qualche lavoro è stato fatto. Poi ci sono queste grandi contraddizioni. E io su queste contraddizioni vi chiedo di risolverle insieme, non in una logica di squadrismo. Perché guardate, è troppo facile, io pure potrei scaricare invettive, giudizi pesanti come ne sentiamo su ciascuno di noi. Però un po' di rispetto possiamo chiederlo su questo. Rispetto per il nostro lavoro. Io l'altra sera l'ho chiesto anche ai due prefetti, ai due nostri prefetti, perché caro Marcello, non si può essere preoccupati come sono stati alcuni prefetti quando il parco è stato occupato dal fronte contrario. Dobbiamo avere rispetto, dovete avere rispetto, e c'è stata un'occupazione che noi abbiamo rispettato. Seguite, c'era una preoccupazione del questore, del prefetto, dell'amico. Poi però io ho dovuto dire al questore e al prefetto che bisogna avere, come dire, molta cautela quando poi si portano avanti alcune azioni, perché poi ho detto attenzione, ho detto a quelle alte istituzioni che su questa vicenda non c'è solo un fronte, ce n'è anche un altro. E guardate, è facile poter dire o poter raccontare che l'altra sera, mentre ero a cena con la mia famiglia, già provata molto da questa vicenda e da altre situazioni, mi ha chiamato la Digos alle 9:30 perché se non andava a ricevere il fronte favorevole c'era l'autostrada del sole bloccata. Io ho detto, ma possiamo farlo domani l'incontro? Io non lo nego, ma insomma, ma mi pare serio che io alle 9:30 devo uscire di casa con i miei figli e la mia famiglia che si devono... Sono stato scortato a Rotonda, scortato io e poi anche il mio direttore, per incontrare, come poi abbiamo fatto peraltro, devo dire, un incontro di grandissimo rango, come di quelli che avevano bloccato la parola. Questo per dire che è troppo facile, che chi sta da quella parte, Marcello, tutti i giudizi possono essere utili e immaginabili, però io spero, come dire, che alla fine qualcuno possa anche eventualmente renderci merito del lavoro che abbiamo fatto. E chiudo sul tema di stasera, guardate, perché stasera questa comunità del parco non è chiamata a fare una discussione ideologica, se è d'accordo o contrario. Ormai questa è una discussione che c'è sul campo e ci sono quelli che la pensano in un certo modo. Stasera la comunità del parco è chiamata a giudicare, questo deve fare, se un'ipotesi di intesa che viene oggi sottoposta alla comunità del parco può essere una strada utile per provare a compensare, a contemperare, come si dice ormai in maniera nel gergo classico, le esigenze di tutela del parco con la possibilità di far crescere anche un percorso sul terreno dello sviluppo. E anche qui la posizione del parco, io voglio dirlo ad alta voce, è una posizione che è diversa da quella dei comuni, che io rispetto, sia quelli favorevoli che quelli contrari. Per certi versi è diversa da quella delle regioni, è diversa da quella delle organizzazioni sindacali. Io al tavolo ci sono stato per due ragioni. La prima, a me il nostro ministero vigilante, il ministro Vitellamini, ci ha chiesto formalmente, come parco, di partecipare ad una discussione e vedere se quelle esigenze di tutela reclamate possano convivere anche con una possibilità di non bloccare questo investimento. Questo, certo, e te l'ho scritto 50 volte, tu le conosci. Hai sempre detto. Tu le conosci. C'è una comunicazione del ministro. C'è una comunicazione molto chiara. E ti sto dicendo su questo, non puoi mettere in discussione i tempi. Perché ti ho detto mille volte, a te e anche ad altri che hanno criticato il fatto che noi stavamo a tavola. Il Parco del Pollino non è la Repubblica Autonoma di Rotonda. Il Parco del Pollino è un ente che dipende dal Ministero dell'Ambiente e dal Governo del Paese e dalle due regioni. Per cui vi ho detto mille volte che io non sto lì a titolo personale. Io sto lì perché il Ministro, il Governo e le regioni hanno voluto questa scelta per me e per il Direttore Generale di quelli. E così sarà anche in futuro, salvo che ci sarà un'elezione diretta del Presidente del Parco e poi io lo si candiderà. Ma fin quando le regole sono quelle, così si va avanti. Ma io potevo dire di no al mio Ministro di riferimento dell'epoca, che era lì, e poi ad Orlando successivamente, e poi oggi anche all'attuale ministro. Ma voi pensate che io sono venuto qua stasera senza non aver sentito anche l'attuale posizione del ministro dell'ambiente, che conferma questo vero, di stare dentro questa strategia, questa volta. E io sono qui per dire che è questa la strada, e noi ci siamo preoccupati di che cosa?
Noi ci siamo preoccupati su questa vicenda, ci siamo preoccupati su due questioni. La prima, abbiamo detto, tutto il tema delle compensazioni per i comuni e le altre cose, ripeto, sono questioni che stanno discutendo i comuni, sulle quali, come, e infatti c'è stata una discussione autonoma, il parco non è assolutamente entrato dentro. C'è tutta una tematica di ricaduto occupazionale che ha sviluppato, hanno sviluppato le organizzazioni. Che criteri ha scelto i comuni? Sindacali, le organizzazioni sindacali che hanno fatto il loro lavoro. È stato detto qui stasera, sia da Fausto Orsomarzo che anche da Marcello Pittella, che in un'ipotesi di lavoro c'è anche questo incremento che riguarda la possibilità per le regioni di sviluppare sul settore idraulico forestale un certo ragionamento. Il parco si è mosso solo da una preoccupazione, che era quella di dire, e vorrei che mi servite in questi ultimi due minuti, ci sono le condizioni per superare le questioni che stanno dentro il diniego della nostra autorizzazione, perché noi non siamo lì al tavolo per andare a trattare o per andare, come dire, a fare quisquiglie con l'Enel. Noi abbiamo detto ci sono le condizioni per superare. Voi sapete che il diniego dell'autorizzazione è il nostro direttore. A valle della volontà della comunità del parco aveva due questioni di fondo, due. La prima, che ha detto Formica, attenzione che noi su quel territorio, rispetto alle produzioni, rispetto alla biodiversità, c'è uno scenario che naturalmente rischia di poter essere eventualmente modificato o compromesso da vicende di questo tipo, se non si mettono in campo misure che possono da questo punto di vista mitigare l'eventuale presenza di questi impianti. La seconda questione era quella, e voi lo sapete, nella nostra diniego di autorizzazione, quello di Formica, c'è scritto che l'impianto a giudizio del parco non può superare i 10 megawatt, parametro che sta dentro il piano per il parco che è all'esame delle regioni. Allora, noi nell'accordo come ci stiamo? Poi c'è il tema dell'osservatorio ambientale. Noi come ci stiamo? Noi abbiamo detto, è stata stabilita una quota per il parco, io non lo so se se è alto o basso, è quella, è stata detta una cifra congrua. Con quella somma molto probabilmente azioni di mitigazione sul terreno delle produzioni di qualità della biodiversità che non possono farsi, e su quello io credo che può essere una strada. Poi c'è l'altra questione che è insuperabile dal punto di vista, come dire, abbiamo preso atto che è insuperabile dal punto di vista tecnico, perché quando noi abbiamo posto, altro che non l'abbiamo fatto, ma veramente voi pensate che stiamo al tavolo, come dice Bersani, a pettinare qualcuno? E insomma, noi siamo, abbiamo detto con molta chiarezza che c'è questo tema che riguarda le emissioni dell'impianto legate anche alla sua portata, e soprattutto che il nostro direttore ha un vincolo, che è quel parametro del piano per il parco. A noi ci è stato detto formalmente dall'Enel, dai tecnici dell'Enel, noi possiamo fare tutti gli sforzi possibili e immaginabili, ma quello è un impianto che in sede di riconversione è stato costruito con modalità tali che una riduzione considerevole di quell'impianto non è possibile dal punto di vista tecnico. Tutt'al più potrebbe oscillare, diceva qualcuno, diceva quant'altro, intorno ai 30, 28, 26, ma siamo comunque molto al di là del parametro 20. E quindi cambiamo le regole. Allora, su questa cosa, su questa no cambiamo le regole, su questa cosa, su questa cosa il parco ha detto una cosa che è scritta lì, ma l'avete letto tutti, non è che per fortuna, dato che non ci sono carte nascoste e le carte sono tutte lì, il parco ha detto una cosa molto chiara al tavolo nazionale, dove guardate peraltro c'era anche il vice ministro degli incendi, perché questa cosa, anche qui che stasera qualcuno svela come una compravendita, va bene, se ci vuole anche rispetto per l'estero, è vero che adesso siamo in una fase, come dire, in cui tutti quanti ci iscriviamo all'ambito, e si può anche fare, però per quanto mi riguarda, dato che io sono uno che vengo da una storia politica, ho rispetto per le istituzioni, quello è un accordo che avete il governo del paese in testa, l'attuale governo del paese, perché guarda caso il sottosegretario dell'incendio è stato riconfermato nella sua funzione anche da Renzi in questa fase, e quindi noi abbiamo detto al tavolo, non che abbiamo detto che cambiate le regole, se il nostro direttore dovesse domani poter modificare quella cosa, non vi è ombra di dubbio che quel parametro deve trovare in sede alla produzione del piano un'eventuale deroga, certo,
Questa è l'unica strada, è quella, se si vuole fare, se la vogliono fare le regioni e se la comunità del parco, come dire, a valle poi, sarà su questo percorso favorevole. Questo è il ragionamento. Tant'è che io, e qui, come dire, ancora una volta, la campagna di denigrazione a prescindere, anziché apprezzare questo comportamento, di dire quello è, adesso sarà la comunità del parco a decidere, nella sua autonomia, senza che nessuno di noi possa essere accompagnato qui. Io non ho parlato con nessuno, ho fatto bene a farlo, e credo che stasera avete sentito anche dalla discussione che molti, anche come compagni di cordata, la pensano diversamente da me. Credo che questa sia la dimostrazione, come dire, da questo punto di vista, come dire, che c'è una grandissima libertà ambientale, perché anche qui, guardate, è vero che per un principio si butta tutto, non ci si vuole confrontare. E poi magari, quando la decisione sarà presa a prescindere da noi, e quando nessuno ci chiamerà manco a discutere, qualcuno dirà: ma forse avevamo una strada davanti e non l'abbiamo perseguita fino in fondo. Perché l'alternativa a questo nostro percorso, sapete qual è? Che a prescindere da quello che decide il Consiglio di Stato, e diamo per scontato, e io do per scontato, cioè, che il Consiglio di Stato decide sfavorevolmente, non me ne vogliono gli amici che sono favorevoli. Dopo un mese la partita, per legge, passa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Noi abbiamo un rappresentante del governo che sta presiedendo questa legge e oggi ci chiama a compartecipare ad una decisione. Poi decidete anche su questo, in maniera molto larga, lo dico anche ai sindaci di Rotonda e di Genova. Decidete. Io l'unica cosa che voglio stasera, ve lo giuro sui miei figli, liberarmi di questa vicenda. Fatelo in libertà. Decidete quello che ritenete di decidere. I ministri ci hanno chiesto di fare quello, noi lo consideriamo uno sforzo che può contenere, però se non lo è, compreso l'osservatorio ambientale autonomo da quello del bene, con tutte figure e personalità che io ho proposto provengano soprattutto dal mondo contrario, dal mondo contrario, proprio per avere il nostro la massima garanzia che ci possa essere un controllo rigoroso di quello che accade nella Valle Verde. Però se non stanno bene tutte queste cose, l'osservatorio, l'occupazione sul territorio, Marcello, tu hai citato questa grandissima emergenza che c'è, io stasera voglio parlare sulla presenza del parco, quindi voglio attenermi a noi. Ripeto, nella vostra libertà decidete, senza nessun condizionamento. Però stasera fatelo, questo è quello che vi dico. L'unica cosa che non può accettare questa situazione è la via di Ponzio Pilato, quella è la strada che, come dire, appartiene solo a quelli che non hanno il coraggio delle loro azioni. Punto e basta. Poi decidete, fate quello che volete, deciderete che questa non è una strada da perseguire. Voi potete pensare che noi ne faremo un dramma. Io comunicherò alle due regioni, al governo, al ministero, che non è perseguito questa strada, e si va avanti in maniera molto chiara. Diversamente non c'è ancora di dubbio che la strada da percorrere è una strada che è quella di arrivare, come dire, eventualmente a dare un mandato agli organi del parco, eventualmente a proseguire su questa azione. Se questo non sarà, ripeto, con grandissima civiltà e soprattutto con grandissimo rispetto, io credo che poi si possano portare avanti tutti quanti insieme le azioni che dobbiamo fare e che dobbiamo muovere. Io quello che vi chiedo però, bisogna che si decida, bisogna che il parco, che deve pensare anche ad altro, non può avere la sua vita condizionata in esclusiva da questa vicenda. Ed ecco perché ve lo chiedo con grande forza, facciamo in modo che stasera, qualunque sia la decisione, la comunità del parco possa decidere con forza e con determinazione. Grazie.